Ciao Andrea, benvenuto e grazie per aver accettato di fare due chiacchiere con noi di numero verde 800. Grazie a te Maria per questo invito e mi fa molto piacere essere qui con voi. Tu Andrea hai fondato Zero Debiti, un'azienda che si occupa di assistere imprenditori in difficoltà, offrendo ai tuoi clienti delle soluzioni per liberarsi dai debiti contratti con banche finanziarie ed enti di riscossione. Ci racconti meglio il tuo lavoro? Sì, Maria, allora io oltre 15 anni fa ho iniziato questa avventura perché tante volte ho spiegato un po' la mia storia, derivava da una situazione familiare dove si era venuta a creare e quindi ho sentito proprio l'esigenza di approfondire studi, quindi entrare proprio nel vivo della materia, quindi del settore, e da quel momento, oltre alla passione, è nata proprio una condizione ottimale per seguire un percorso. Ho fatto diverse esperienze e da lì mi sono proprio appassionato per mettere a disposizione a chi non aveva voce, appunto, con banche finanziarie, enti di riscossione, chi non sapeva interpretare queste difficoltà, praticamente di rivolgersi appunto un professionista che sapesse in qualche modo decodificare le proprie difficoltà. E da lì è nato tutto quanto il progetto Zero Debiti. Bellissimo, cioè quindi tu hai fatto del tuo lavoro una missione. Esattamente, esattamente così. E quando subisci, quando in qualche modo vedi da molto vicino, perché l'ho spiegato anche un po', anche nel mio sito, una breve storytelling, come viene detto, insomma, in gergo, quando vedi da vicino persone, a te molto care, essere in difficoltà, e quindi scatta come se fosse un istinto di sopravvivenza. E allora per mettersi, a disposizione, per capire come uscire fuori da quelle situazioni, che poi fortunatamente, sono usciti brillantemente, allora è lì che aguzzi un po' quell'istinto appunto di sopravvivenza, di capire come puoi aiutare anche il prossimo, come puoi aiutare tante altre persone che in quel momento hanno la stessa situazione che si è venuta a creare. È molto bello quello che ci stai condividendo, cioè quindi tu sei un ponte di collegamento tra la persona, diciamo, che ha una situazione finanziaria in difficoltà, mettiamola così, e i vari enti che sono banche o altri, giusto? Cioè quindi tu alla fine sei praticamente un consulente. Esatto. Io nasco come consulente del debito, non sono un avvocato, non sono un commercialista, però avendo vissuto un'esperienza abbastanza significativa anche con alcuni studi inizialmente quando approcciavo a questo settore, ho creato una struttura dove mi avvalgo di professionisti, tutti specializzati nel settore specifico, quindi soprattutto quando parliamo di debiti con banche finanziarie, ho avvocati specializzati in diritto bancario, perché è una materia molto tecnica che va affrontata in una maniera molto tecnica. E quindi qual è, diciamo, la differenziazione nel mio settore? È che il cliente con me fa una prima consulenza, io faccio un po' da apripista, ascolto soprattutto perché questo settore, che sai benissimo, è molto delicato, quindi prima che una persona si affaccia nel raccontare, per esternare le proprie situazioni, che spesso e volentieri mi capita anche di ascoltare le proprie posizioni debitorie, che non conosce né il marito, né la moglie o né il compagno, insomma, o chi che sia, e quindi è molto difficile. Quindi il primo rapport importante, è la prima moneta importante da spendere, è quella fiduciale fra il professionista e il debitore, quindi il cliente che si affaccia per la prima volta e quindi intravede nel professionista una capacità di ascolto, perché l'ascolto qui è fondamentale. Dopo di ciò, ovviamente, dopo che ho fatto una fotografia generale delle sue posizioni, si va poi successivamente a gestire la pratica, la situazione, che sia, con i professionisti dedicati, che vengono già relazionati di queste situazioni, e poi si lavora un po'
all'americana, quindi ci interfacciamo tutti quanti, facciamo un confronto sulla posizione del signor Rossi, signor Bianchi, e troviamo in qualche modo la strada maestra, o cerchiamo di trovare la soluzione che meglio si adatta a quelle che sono le situazioni del cliente stesso. Bene, cioè quindi tu prima di andare ad approfondire quella che è il tema più legale e simili, vai ad creare appunto un'empatia con il tuo cliente, cioè vai prima ad interfacciarsi con la psicologia, appunto l'emotività del tuo cliente in quel momento, e poi ti vai a confrontare con tutto il resto, quindi... Esatto, esatto. Questo è un aspetto che, anche se l'ho detto poco fa, è importantissimo. Avere, ascoltare il cliente e capire delle differenze che possono scaturire dalla propria posizione è importante. Perché è importante? Perché prima di fare ogni azione bisogna avere una fotografia molto chiara di quello che lui sta subendo, e a volte io parlo pochissimo, al di là di questo aspetto simpatico e colloquiale della nostra intervista, che può sembrare, insomma, sono abbastanza vulcanico nelle esternazioni, perché ne parlo con passione, la mia attività è come se parlassi del mio figlioccio, quindi di un figlio. Però è molto importante, quando un cliente ti contatta, entrare appunto in sintonia con lo stesso, perché in effetti è una storia che deve raccontare lui, e per metterlo più agio possibile io ho necessità di creare ovviamente una capacità di ascolto importante, di far uscire fuori quelle che sono le proprie preoccupazioni. Perché il settore è particolare soprattutto dal punto di vista psicologico. Tieni presente che al di là della sfera debitoria, chi abbia un debito di 2.000 euro o chi ce l'ha di 400.000 euro, il pathos psicologico è sempre lo stesso. Quindi le persone tendono a chiudersi, hanno difficoltà. Queste situazioni si ripercuotono soprattutto nella sfera privata, ci sono situazioni familiari che si vengono purtroppo a scollare proprio scaturiti da queste situazioni, dove non c'è più armonia. Allora, in qualche modo devi essere rispettoso di comprendere e ascoltare tutte queste situazioni che il cliente ti esterna, per poi andare a fare un percorso che è anche di tipo psicologico, perché quando mi chiede riuscirò a uscire fuori da queste situazioni, io dico sempre una cosa molto semplice: sono numeri. Sono altre le cose importanti, parliamo di salute, sicuramente è un aspetto fondamentale. I numeri si possono gestire, sono belli o maledetti, ma si possono in qualche modo gestire se c'è la volontà di affrontarli. Quindi tu capisci bene che è un lavoro anche faticoso dal punto di vista dell'aspetto psicologico, perché devi sempre mettere in qualche modo il cliente in una condizione che quella luce in fondo al tunnel prima o poi arriverà. E quando arriva è una soddisfazione importante per il professionista, non solo a livello professionale ma a livello personale, perché hai dato la possibilità a quel soggetto, a quella famiglia, a quella persona che si è rivolta a te con fiducia di finalmente farlo respirare di nuovo e rimettersi in gioco nella propria vita. Bello Andrea, cioè quindi tu non vai solo a chiudere un debito, cioè tu vai a dare proprio la libertà a quella persona che si affida a te praticamente. Esatto, esatto. Ti do un dato statistico: una persona su tre è indebitata. Il vicino di casa o le persone che noi conosciamo, che ovviamente dalla parte, diciamo, esteriore non manifestano mai difficoltà, è difficile che una persona ti venga a dire ho il debito con quella banca o quella finanziaria o queste situazioni, però devi sapere che statisticamente stiamo in questa situazione. E poi dico un'altra piccola cosa, poi per carità chiudiamo questa parentesi: non pagare un debito non equivale a avere commesso un omicidio, quindi non c'è. Questo è molto macchia. Importante in Italia, perché io penso che in Italia noi abbiamo un rapporto, diciamo, strano con il denaro, o comunque secondo me non siamo preparati ed educati alla gestione del denaro. Quindi questo che hai detto è molto importante, perché io penso che in altri stati non sia così, cioè non sia in questo modo, ecco, la visione di chi, cioè noi
pensiamo che chi abbia un debito sia una persona, come ti posso dire, non brutta, però comunque non brava, cioè non una persona etica, invece non è assolutamente in questo modo. No, esatto. Facendo una piccola precisazione, per carità, pagare un debito, chi contrae un debito è giusto che lo ripaghi in qualche modo, però non è la modalità brutale dove spesso il debitore viene quasi aggredito, quasi inseguito come se fosse un delinquente. È questo che ci tengo a precisare, soffermandomi su questo punto che è fondamentale. Ma ci possono essere delle difficoltà che il debitore sta incontrando o ha incontrato lì a breve che non lo mette in condizione di poterlo fare. Perché quando parli con i clienti, l'80%, 90%, tutti dicono la stessa cosa. Dicono: guardi, dottore, che non è che io non voglio pagare il finanziamento che ho fatto, è perché non lo posso pagare perché è successo questo, questo e questo. Bene, Andrea, per il tuo brand hai scelto di utilizzare numero verde 800. Qual è il motivo che ti ha spinto ad utilizzarlo e qual era il bisogno che tu volevi andare a soddisfare? Bene, allora ho scelto il numero 800, anzi vi ringrazio perché ribadisco che fornite un ottimo servizio e questo veramente lo vedo ogni giorno, anche un certo tipo di assistenza pratica operativa, dove anche una persona che non è molto avvezza alle tecnologie come il sottoscritto, invece rendete tutto quanto più semplice. Perché ho scelto il numero verde? Perché ci stavo pensando già da tempo. Perché la mia struttura è cresciuta negli ultimi anni in modo importante, dove io sono sempre quello che non ha filtri, il cliente ha sempre il contatto diretto con me, ma sentivo la necessità di avere un servizio proprio per avvicinarmi sempre di più al cliente, che in qualche modo potesse percepire che di fronte avesse una struttura in qualche modo organizzata, perché quando parliamo di numero verde, la prima percezione che ho avuto io in modo personale è quella di dire: cavolo, hanno un numero verde, quindi è una struttura che sicuramente merita la mia attenzione o merita il mio interesse a quel prodotto, a quel servizio. Quindi questa è stata la prima percezione e la prima idea perché ho voluto attivare il numero verde. E poi un altro aspetto fondamentale da non tralasciare, anche oggi parliamo di brand reputation, e quindi il numero verde a chi ovviamente lo inquadra in questa maniera, lo percepisce, dà una visibilità diversa dal classico numero telefonico che possa essere rete fissa o rete mobile, quindi dà proprio un approccio totalmente diverso. Tant'è vero che quando io scorro sulle pagine di Google, se vogliamo, insomma, Google penso ormai è un provider internazionale, quindi è quasi un nome onomatopeico, no? E quando io scorro su Google, guardo molto questi aspetti. Quindi uno degli aspetti che mi spinge ad acquistare quel prodotto o servizio è proprio quando hanno un numero verde, che mi dà quella percezione di struttura organizzata. Ecco, questa forse è la parola giusta. Ok, quindi andando a fare un pochino un sunto, cioè tu lo hai attivato per dare al tuo potenziale cliente l'immagine di essere una realtà strutturata, giusto? E quella di Esatto. dare anche l'immagine di essere un professionista a cui si può dare fiducia, giusto? Bravissima, bravissima. Quando nella prima parte dell'intervista tu mi ho parlato del rapporto e dell'approccio che il cliente ha, eccola, penso che la prima moneta è quella fiduciale, quella che sia il cliente che il professionista devono instaurare. Nel mio caso, un cliente ha già quella visione di non solo contattare una struttura che si occupa appunto della consulenza del debito, ma anche un tassello in più con il numero verde, dove scaturisce una vicinanza come appunto un'azienda organizzata, dove del tipo la prima fiche te la metto io a disposizione, non devi neanche spendere un centesimo per chiamarmi, ma ti offro direttamente un'assistenza immediata con il numero verde. E questa è la percezione che il cliente ha. Bene, molto bene. E ci vuoi dire come hai integrato numero verde 800 nella tua strategia di marketing e comunicazione, cioè in maniera molto, operativa?
Bravissima, grazie della domanda perché è proprio quello che in effetti ha fatto il cortocircuito per l'acquisto del numero verde. Allora io ho all'interno delle segretarie che rispondono e quindi ho delle segretarie in outsourcing che fanno un lavoro fantastico, quindi il numero verde l'ho sostanzialmente deviato presso una mia segreteria generale, dove il cliente contatta appunto tramite il numero verde e poi c'è un trasferimento di chiamata direttamente dove rispondono le ragazze e dove appunto ascoltano l'esigenza del cliente. Quindi l'ho integrato a livello operativo in questa maniera e sta funzionando alla grande. Spesso il cliente mi ha detto complimenti per le ragazze che mi rispondono, perché ho fatto il numero verde e mi hanno risposto subito. Anche questo passaggio è importante, perché il trasferimento di chiamata che faccio è praticamente immediato, non si ha la percezione quando l'ho attivato di attendere quei classici secondi per poi attendere la risposta dell'operatore, ma è immediato. Quindi io almeno ho utilizzato nella mia struttura questo tipo di approccio operativo. Bene, bene. Dove lo mostri il numero verde? Cioè, l'ho inserito sul sito, su del materiale in cartaceo? Ecco, ci puoi dire appunto dove è visibile e per quale motivo? Cioè, se dietro c'è anche una strategia, ecco, cui hai pensato? Allora, il numero verde l'ho inserito nel sito. Infatti, quando uno clicca www.zerodebiti.it, al di là del mio faccione che compare nel sito, c'è proprio sotto il numero verde e ho fatto un qualcosa in più. Se il cliente tramite il web o tramite lo smartphone o tramite PC clicca sul numero verde, automaticamente è come gli va a comporre la telefonata. Okay. E quindi per me è fondamentale vedere il numero verde, tant'è vero ho fatto anche delle campagne promozionali con dei post su un noto social network proprio con il numero verde, perché come dicevo prima è focale per un imprenditore avere il numero verde, perché al di là delle dimensioni aziendali, ma ti dà proprio quella percezione di azienda organizzata, una cura per il cliente. Addirittura vedevo alcuni imprenditori che hanno due o tre numeri verdi, o due numeri verdi. Tante volte il primo numero verde è per il contatto diretto con il cliente, poi c'è un altro numero verde che si occupa di assistenza al cliente. E non è detto che a breve questo possa anche in qualche modo essere implementabile, perché il cliente deve approdare in un'isola, tra virgolette, felice, deve percepire che di fronte ha un alleato, soprattutto nel mio settore, dove adesso non perché voglio parlare dei competitor, perché ognuno poi fa sicuramente bene il proprio lavoro, ma io ho puntato molto sul personal branding. Infatti se vai sul mio sito, oltre il logo, cioè, ci sono le mie fotografie, proprio perché è importante farsi vedere. Io non ho nulla da nascondere. Quando un cliente mi chiama, parla con la stessa persona che vede nel sito, e quindi lo fa tramite il numero verde. Anche perché poi, inserendo il numero verde sulle sponsorizzate, tu hai contezza di quello che è il risultato di quell'investimento. Ecco, cioè, perché se tu sai che è visibile per un mese, è per un mese un numero X di conversioni, dove per conversione si intende l'atto che la persona va a comporre il numero, hai anche un'idea, anzi hai anche un numero di quanto quella inserzione ti ha convertito. Esatto, è proprio questo. Infatti ho fatto questo ragionamento, che anzi grazie per l'assist, perché è proprio, hai centrato perfettamente quello che è l'oggetto delle campagne. In effetti hai un alleato tecnico operativo che ti consente di monitorare ogni telefonata. Poi reputo che avere un servizio fantastico, che è quello della segreteria telefonica attiva, dove riarriva le mail addirittura con il messaggio vocale, se ovviamente lo lascia il potenziale cliente, che reputo quasi geniale quel servizio. Cioè, sostanzialmente vorrei dare un messaggio a tutti gli imprenditori: non vi perdete nessun tipo di chiamata. Poi avete il fantastico pannello di controllo dove si vanno ad impostare gli orari, ovviamente attivi, del numero verde.
Devo dire che adesso non dico questo non perché vorrei essere di parte, ma ho trovato un alleato che mi va a snellire fortemente il lavoro, perché quello che vorrei lanciare come messaggio: oggi un imprenditore ha diverse cose da fare, e soprattutto in questo periodo storico non andiamo a trovare dei servizi che ovviamente ci vanno ad appesantire delle procedure, ma dobbiamo andare a individuare dei servizi che ce le vanno a snellire le procedure, e questa è proprio una di quelle. Abbiamo tutto preordinato, abbiamo l'elenco delle telefonate, vogliamo anche fare delle campagne, abbiamo tutto sotto mano, sia tramite smartphone e sia tramite PC. Bene, quali sono le funzionalità che usi di più di quelle che hai a disposizione sul pannello di controllo? Sì, allora sostanzialmente ho inserito le fasce orarie molto, molto larghe, lo sai perché? Perché occupandomi appunto di un settore molto delicato, ci sta che un cliente vede il numero verde, non ti fa subito una chiamata, ma può fartela anche in orari che lui presume che siano fuori ufficio, e quindi ci sta. Quindi l'ho impostato anche per esempio per il sabato, che spesso e volentieri molte aziende non lavorano, a parte che sottoscritto, avendo insomma un'attività abbastanza intensa, lavora, non dico H24 perché insomma qualche ora di riposo mi servirebbe anche, però il contatto ce l'ho abbastanza diretto, perché tutti i feed mi arrivano direttamente a me e poi ovviamente alle persone che collaborano con me. Però ecco, il pannello di controllo io l'ho strutturato in una maniera molto molto ampia, e quindi ci ho giocherellato i primi tempi no. Ovviamente ci ho speso diverse ore per capire, ma devo dire che ritornando un po' alla mia inettitudine con i sistemi informatici, che poi volenti o nolenti ci devi comunque combattere. Oggi se non hai un PC o non hai dei dispositivi, sei un po', chiamiamolo nel gergo tecnico, offline, sei un po' fuori. E invece devo dire che avete impostato un software molto semplice, che sostanzialmente non trovo difficile digitare una fascia oraria rispetto a un'altra. E poi non so se sto anticipando qualcosa che mi vorresti chiedere. Vai tranquillo. Mi piace anche molto la interconnettività, ovvero lancio un altro messaggio: c'è la possibilità con la vostra struttura di trasferire più numeri. Questa è una cosa importante. Ecco, io questo lo trovo uno strumento molto importante, perché al di là del sottoscritto è una struttura diciamo dove ci sono io, poi ci sono delle persone, quindi non parliamo di 100 persone, è una struttura iperdimensionata. Però immaginate quelle strutture che hanno varie aree aziendali, quindi l'area amministrativa o l'area così, dare la possibilità al pannello di controllo di inserire diversi numeri da inoltrare, da trasferire, lo trovo è veramente un grandissimo supporto per chi va a gestire il pannello di controllo. E quindi nel tuo caso quanti numeri hai inserito e in quale ordine? Due numeri: il principale, quello che era scaturito da SIM, che avevo insomma dedicato alla mia attività, e poi un altro numero che scatta appunto qualora ci siano altre condizioni. Okay. Proprio per quel discorso che dicevo prima, di non perdersi nessuna chiamata. Bene, ed il numero del segretariato o come, cioè, è tra questi due o è un terzo numero? Sì, è tranquillo, perché loro che cosa... È il primo o il secondo? È il primo, okay. È il primo, perché nella fascia oraria, chiamiamola negli orari di ufficio, quando il cliente chiama direttamente loro. In questo caso, se adesso qualcuno in diretta stesse chiamando l'800-278-008, mi faccio un po' di pubblicità, scusa. Fai benissimo. Automaticamente la chiamata viene trasferita al servizio di segretariato. Okay. Poi c'è un secondo numero, che sarebbe appunto quello della mia SIM, sempre dedicata a Zero Debiti, che scatterebbe nel caso in cui ci fosse un overflow di chiamate, cioè se fossero operatori utenti, così non perdiamo nulla, cioè comunque la possibilità che qualcuno risponde. Ok, questo è importantissimo,
perché spesso questo vantaggio viene non considerato, ovvero la possibilità di andare a configurarlo in base a quelli che sono i propri bisogni, ovvero tu in questo caso ci dici nelle ore di ufficio quelle standard, ho inserito il numero Principale. esatto. Nelle ore invece, diciamo, non lavorative, ho inserito il mio cellulare perché io voglio dare comunque una risposta anche al sabato, la domenica o dopo le 18, facciamo un Esatto, esempio. bravissima. Proprio questo, anche perché poi è semplicissimo, da pannello di controllo ti permette veramente in una maniera veramente semplice di andare a modificare qualsiasi tipo di situazione. Trovo Esatto. anche molto utile l'app che avete dedicato al servizio e da lì trovo molto interessante avere queste informazioni dove da smartphone basta fare come una normale app, entrare direttamente nella propria area riservata e fare queste modifiche in tempo reale. Quindi devo dire che per me siete diventati un alleato strategico, Ti ringrazio. un alleato strategico è importante. Primo faccio proprio una premessa doverosa da cliente. Quando vi ho contattato, vi distingue veramente la gentilezza. Sembra di stare un po' a casa, ecco, l'approccio che ho avuto, a differenza di, per carità, di altre strutture sicuramente di un altro tipo, è proprio quello di comprendere perfettamente qual era l'esigenza che mi occorreva. Quindi ecco, la cosa bella che mi è piaciuta è che avete subito messo in campo un ascolto assertivo, non un ascolto di tipo commerciale dove in pochi secondi do amo chiudere chissà quale trattativa in corso, perché ero già deciso nell'acquistare il numero verde. Anzi, l'ho fatto quasi subito, è stato proprio molto semplice farlo. La seconda è l'assistenza che mi avete dato, tant'è vero che ho parlato con una tua collega bravissima appunto della struttura, poi ci siamo anche interfacciati successivamente ed ho trovato una condizione molto familiare, comprendere le esigenze dell'imprenditore, ma soprattutto veramente sembrava di chiamare una struttura delle persone che io già conoscevo da tempo. Questo vi va riconosciuto perché veramente si avverte anche Ti dall'altra ringrazio parte molto. che fate un'attività con estrema passione e dedizione. Poi lo fate da anni perché sostanzialmente io vi conoscevo già da diversi anni perché vedevo le vostre sponsorizzate, facevate tanta pubblicità e poi mi sono deciso perché ho trovato strategico e focale acquistare il numero verde per la mia attività. Ecco, però questo aspetto è un aspetto non sottovalutare. Al di là del partner che si vuole scegliere per quel prodotto, per quel servizio, è molto importante con chi ti stai rapportando. E io in voi ho trovato queste peculiarità. Ti ringrazio molto perché per noi è fondamentale non essere un fornitore, ma essere un partner o un alleato per andare a costruire un rapporto win-to-win. Cioè noi diamo uno strumento che dà un beneficio reale e concreto al nostro cliente, che può essere un imprenditore o un professionista. Quindi grazie mille appunto che hai Grazie detto questo concetto perché per noi è fondamentale, è a te. No, fondamentale. ma lo penso sinceramente, per chi mi conosce sono leale alle mie esternazioni, se no non l'avrei detto. Come trovo strategico è anche il fattore delle recensioni. E quindi uno anche degli aspetti, la molla di acquisto del numero verde, è stato quello di aver visto anche conoscenti, anche imprenditori che già conoscevo, dove appunto utilizzavano il numero verde e quindi hanno fatto delle recensioni. Anche questa è una molla molto importante. Ero già deciso nell'acquisto, però venendo alcune recensioni, tra l'altro di imprenditori famosi che io conosco e apprezzo e stimo, e quindi questa è stata una molla ancora più confortevole dal punto di vista mentale di avere un acquisto, di andare su un acquisto sicuro senza indugi per il numero verde.
Bene, è stata un'ultima spinta, ecco, ti ha dato quell'ultima spinta che ti serviva per contattarci. Bene, Andrea. Quindi tu ci hai detto che grazie all'utilizzo del numero verde 800 sei riuscito a dare una percezione di una realtà strutturata. Che differenza hai notato rispetto a quando non utilizzavi questo strumento? Bene, bene, grazie per la domanda perché questo è un aspetto fondamentale. Allora, io ti do un dato proprio quasi matematico. Da quando ho inserito il numero verde, in modo di percentuale di incremento c'è stato un forte incremento. Io ho aumentato almeno del 30% le chiamate in entrata da parte di potenziali clienti che volevano appunto avere una consulenza gratuita, grazie proprio al numero verde. Questo va detto. Quindi ho fatto una stima dall'anno precedente, da quando poi ho inserito il numero verde, e devo essere sincero, c'è stato un aumento sensibile. Questo è un dato che per me era fondamentale. L'avevo già in qualche modo idealizzato, cioè già mentalizzato, che sapevo che mi avrebbe portato dei benefici, però un conto pensarlo, un conto vederselo applicarlo nella propria struttura è gradevole, insomma, è piacevole. E devo dire, da quando ho inserito il numero verde, sono arrivate molte più chiamate. Bene, anche perché poi appunto dal pannello hai il tuo report, quindi appunto là ci sono i numeri nero su bianco dove sul report vedi le telefonate di un mese, 2 mesi, 4 mesi, quindi appunto è inconfutabile il dato, ecco, perché lo vedi se quello strumento ti dà dei frutti oppure no. Vai, vai. No, 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 dicevo che anche le operatrici che rispondono, in effetti rispondono ancora in una maniera più fluida, più serena, perché il numero verde è centrato al di là di. Prima operavo con un numero di un cellulare, per carità, ma adesso con un numero verde mi dicono, almeno perché io ho rapporti anche, ogni tanto ci diamo dei feedback anche con le segretarie, con il servizio di Molto segretariato, importante. e mi dicono tutti che in effetti, passami il termine, è aumentata anche la qualità del contatto, no? Perché il numero verde, insomma, è come dicevamo prima, dà anche autorevolezza. Perché questo è un aspetto fondamentale ed è stata una delle molle d'acquisto da parte mia, perché il numero verde appunto ti dà quella autorevolezza in più di avere quella percezione che ho già spiegato prima di azienda organizzata. E le ragazze appunto che mi rispondono al telefono, devo dire che mi dicono che sono migliorate nettamente la qualità anche dell'interlocutore dall'altra parte che contatta. Questo è fondamentale perché io lo spesso lo dico, però è un concetto molto è sottile, quindi è difficile andare a capire a primo impatto. Con il numero verde non ottieni solo dei contatti, ottieni dei contatti qualificati, che vuol dire quello che tu hai detto, ovvero un contatto, quindi un chiamante, una persona che innanzitutto è nettamente più istruita sul tuo brand e ti chiama perché o ha fatto prima un lavoro sul tuo brand oppure perché è proprio spinto dalla fiducia che viene data appunto dal vedere il numero verde. Quindi alle volte capita che piuttosto che ricevere 50 chiamate, ne riceve diciamo 20, però quelle 20 sono più qualificate delle 50 del caso di prima. Quindi questo che tu hai detto è fondamentale. Io penso che sia uno dei benefici più importanti, cioè parlare con un chiamante qualificato, magari con qualcuno che è disposto a darti anche la sua email, a dirti immediatamente il motivo per il quale ha telefonato, cioè è disposto a profilarsi. Invece in genere chi ti chiama su un cellulare o su un numero fisso lo vede una chiamata, diciamo, senza.
come ti posso dire, senza impegno o comunque, ecco, non portato a affidarsi del consulente che sta lì a rispondere. Ora ti chiedo un qualcosa che hai già detto, però te la chiedo da un altro punto di vista. Quale problema hai risolto grazie all'introduzione di numero verde 800? Sì, allora, c'è una signora, ti racconto una storia brevissima. Allora, c'è una signora che in effetti non chiamava la mia struttura, ma ha chiamato il numero verde e scavando, pensa, facendogli alcune domande, sono arrivato a capire che aveva delle difficoltà. Però lei non avrebbe mai chiamato. E quindi da questo numero verde ci siamo fatti una bellissima chiacchierata. È nato subito un bel rapporto dove la signora si è aperta veramente e mi ha raccontato cose che poi la gioia è stata appunto non solo averla ascoltata, di avermi esternato delle situazioni, ma è diventata una mia cliente, quindi mi ha dato un incarico e fortunatamente da lì a qualche mese siamo usciti da questa situazione. Lei è contentissima e mi dice ogni volta, dice, non so chi mi ha assistito, mi dice, tu sei un angelo un po' sceso dal cielo, ma io quel giorno non ti dovevo chiamare, non era prevista una chiamata, non so perché, e poi sono arrivato a te. Devo dire che il numero verde ti aiuta in questo caso, perché più volte viene utilizzato, più volte poi vai a fare delle, chiamiamole indicizzazioni, come dicono gli esperti, e quel numero verde acquisisce ovviamente sempre più rilevanza. Quindi se nel settore, in qualche modo, quando ti barcameni per far conoscere la tua struttura, anche su Google, se tu inserisci il numero verde, sicuramente sei in una posizione, diciamo, più di privilegio, perché quel numero verde ti fa in qualche modo da effetto trascinamento. Quindi, per rinnovare un po' la domanda, non so se abbiamo evaso un pochino come al solito, ma il numero verde l'ho trovato utile anche su aspetti operativi, pubblicitari, di sponsorizzate. Quindi questa è la cosa, perché quello che mi viene detto dalla persona che mi contatta, cioè io vi ho trovato perché mi è comparsa una pubblicità con il vostro numero verde. Quindi se era questa la domanda, ti dico sì, ho trovato grossi benefici anche in Ok, cioè questo. quindi tu pensi che quella signora, se non avesse visto il numero verde, non avrebbe fatto la chiamata? Ma voglio dire sì, vorrei anche dirlo, perché sostanzialmente quella signora non cercava qualcosa di simile, forse non aveva quella molla, non so che cosa è successo, però sicuramente quando ha visto il numero verde ha chiamato, cercava un'altra struttura, poi le ragazze mi hanno passato subito la chiamata e quant'altro, perché c'era la possibilità per lo fare. Io ci ho parlato e lei effettivamente mi ha detto, io in effetti cercavo un'altra situazione, ma sono contento di averti sentito. E poi insomma la storia l'avete già sentita, quindi secondo me sì, il numero verde ti dà, a me ha dato una rilevanza in questo caso. Ok, quindi magari è probabile che c'è stata una fetta di tuoi potenziali clienti che nel passato non ti ha contattato perché non ha avuto, diciamo, quell'elemento in più di persuasione che oggi ha perché vede il numero verde sul tuo sito, le pagine social e quant'altro, giusto? Sì, proprio questo. Puoi dirci qual è stato l'impatto di numero verde 800 in termini di vendite? Sì. Ok, anche qui ha avuto un impatto fondamentale, perché ribadendomi il cliente che mi ha contattato tramite il numero verde, quindi anche a livello di incarichi, quindi di mandati a zero debiti, ho trovato una netta implementazione. Ovviamente il mio lavoro costa anche di passaparola, sai che insomma è un lavoro molto delicato, e quindi quando tu risolvi delle situazioni con dei clienti, poi c'è il cosiddetto passaparola. Però tante volte il passaparola è importante averlo anche con un dato operativo immediato. Quindi guarda, ti do il numero verde, chiama, e quindi spesso e volentieri dico anche ai clienti, se avete degli amici o delle persone che si trovano nella stessa situazione, fatemi chiamare direttamente qui. E quindi do subito il numero verde, dove automaticamente, come ho detto prima, cioè, avviene il trasferimento di chiamata presso le operatrici al telefono. Bene.
Di conseguenza ti chiedo, hai riscontrato anche un aumento di fatturato grazie all'utilizzo di numero verde 800? Sicuramente sì, assolutamente sì. Allora, le telefonate sono aumentate del 30%, in quel 30% va di passo anche l'implementazione del fatturato. Quindi devo dire che ho fatto il salto di qualità anche a livello di fatturato, soprattutto grazie anche al numero verde, perché cioè, sono subentrati in gioco tutti quegli aspetti che ho già detto prima: aspetto fiduciale, chiamata diretta, un numero dedicato, e quindi questi plus in più, che per me sono ormai imprescindibili, hanno fatto sì che queste chiamate nella conversione in contratti sono risultati aumentati anche nel profilo del fatturato. Per quanto riguarda la tua reputazione aziendale, quali benefici hai ottenuto grazie all'utilizzo di numero verde 800? E considerevoli, perché tutte le persone che mi hanno contattato, allora sai benissimo che molte persone ti scrutano, osservano, fanno, quindi vanno a vedere il sito, vanno a vedere il numero verde, vanno a vedere anche le recensioni, come dicevo, che sono importantissime, quindi, ma penso che lo facciamo un po' tutti, quindi. Lo facciamo un po' tutti, però poi quando noi siamo nel momento in cui valutiamo il nostro business, ce lo dimentichiamo questo aspetto. Quindi fai Sì, bene a sottolinearlo. infatti io poi ovviamente le ragazze sono già istruite, ma anche quando io contatto il potenziale cliente dico: dove ha visto la mia struttura? Guardi, ho visto il numero verde, ho contattato direttamente lì, e quindi per me questo è un elemento fondamentale. Avviene Bravo, quasi questa sempre. è un'ottima strategia che diamo anche appunto a chi sta vedendo questa nostra intervista perché lo può introdurre anche lui nella sua strategia, ovvero quello di chiedere al nuovo cliente dove ci ha visti, dove ci ha conosciuti. Esatto, Ottimo. in un gergo di marketing, così mi dicono gli esperti, le fonti di traffico si chiamano. Per me è un dato imprescindibile sapere il cliente dove mi ha contattato. Tant'è, Maria, che le ragazze quando rispondono hanno già ovviamente delle domande che devono fare al cliente. Dove ha visto la pubblicità? Come ci è arrivato a noi attraverso cioè, una serie di domande, e soprattutto la posizione geografica, dove cioè, ci sono due o tre domande che per me sono fondamentali, perché sai benissimo, poi quando si vanno a parametrare questi dati, devi cercare di essere ancora più incisivo per arrivare a più persone in modo targetizzato, no? Come diciamo nel gergo, insomma, delle sponsorizzate e quant'altro. Quindi il numero verde risulta strategico e focale, perché quando l'operatrice, anche quando il sottoscritto glielo chiede, quasi sempre: ho visto su internet, infatti ho chiamato il numero verde. E quindi questo per me è un dato importante. Beh, E mi prego, no. hai detto due cose fra le righe, ma importantissime, ovvero hai detto che le colleghe hanno già uno script di domande che devono fare e che questo è importantissimo, che Esatto. lo fanno in pochi, ok? Quindi è fondamentale, cioè perché spesso si pensa che può rispondere chiunque al telefono secondo il proprio sapere, invece non è così, ci vuole uno script e questo che tu hai detto è importantissimo. E poi un'altra cosa importante hai detto l'area da cui viene, geografica. Ti chiedo, tu sei operativo in tutta Italia? Esattamente, sì. Ok, quindi immagino che il numero verde ti abbia dato anche una mano a dare la percezione appunto che sei operativo in tutta Italia. Al contrario, Esatto. se ci fosse stato un numero fisso, magari le persone potevano andare a pensare che se ha quel prefisso vuol dire che è operativo solamente in quella città. Esatto, io sono operativo in tutta Italia, ho fatto una scelta proprio voluta. Quando ho deciso di creare il logo Zero Debiti, tra l'altro l'ho creato io, quindi la struttura, ho
mi sono sempre immedesimato dall'altra parte. Allora, io lavoro in tutta Italia, perché possiamo gestire situazioni in tutta Italia, ma ho fatto un tassello in più. Quando mi davano dei visionari e dei pazzi, alcuni colleghi dicevano: ma tanto non ti contatterà nessuno, perché che chi vuoi che ti chiama una persona che ha delle difficoltà di questo tipo? Beh, oggi, ragazzi, la sfida l'ho vinta anche ampiamente, e lo dimostrano i dati, per il semplice motivo, ti do questo breve piccolo tassello ma fondamentale: una persona che ha queste posizioni ha difficoltà anche di andare dal fornaio, per dire, perché tante volte si sente inadeguata. Avere la possibilità di non spostarsi da casa, di farsi una consulenza telefonica o video call, ma maggiormente cioè, la fa telefonica, dove ha subito la possibilità di entrare in contatto con un professionista che l'ascolta senza spostarsi dall'altra parte della città. Se parliamo città come Roma, sai benissimo che se Roma Nord con Roma Sud già diventa un viaggio sostanzialmente. Fai prima arrivare a Caserta, per farti un esempio, che arrivare da Parioli all'Eur con il traffico che c'è. Tu immagina già quella persona che ha già un peso psicologico, non sa come esternarlo, si deve spostare, deve incontrare un consulente, ma non perché io non riceva anche dei clienti, andiamo bene, non voglio lanciare questo messaggio che faccio solamente tutto quanto online, però questo è il plus in più. 5 anni fa mi davano del pazzo, del visionario, oggi è una realtà. Ecco perché ti dico, posso opero in tutta Italia. Io ho clienti a Bolzano, come addirittura ho clienti a Canicattì. Io sono appassionato del mio lavoro, lo faccio con passione. Per me un cliente non è solamente una pratica, un numero da gestire, ma è una persona, è una sfida con me stesso e anche i professionisti che collaborano con me, diventa una sfida anche per loro, per farla uscire fuori da quella situazione. Quindi la mia attività io l'ho presa così. E quando tu le cose le fai con il cuore, lo fai con passione, puoi operare in qualsiasi modalità, perché non è il mezzo quello che ci certifica, è la funzionalità di quel mezzo che ci dà una connotazione diversa. Quindi tante volte non servono sedi fisiche, è più importante farsi una chiamata con una persona, entrare in rapport, entrare in profondità, cercare di fargli esternare quelle situazioni dove, dopo quella mezz'ora di chiacchierata, 20 minuti o quel che sia, il cliente ha già la tua percezione. E come lo fa? Per ricollegarci, per rifare un po' il fil rouge di quello che è la tua domanda, il numero verde è stato uno di questi elementi che ha permesso questo cortocircuito e di dare appunto quella percezione di vicinanza al cliente in tutta Italia, dove ovviamente c'era la possibilità di poter contattare la struttura. Molto bello Andrea, ci hai condiviso un messaggio molto bello. Spesso quando riceviamo, diciamo, delle critiche dall'esterno, c'è chi è tentato a dare seguito a quelle critiche. E invece il messaggio che tu mandi, ovvero di agire, cioè, se tu ci credi, fallo. Poi gli altri possono pensare e dire quello che secondo loro è giusto, però se per te è giusto fallo e continua che ci sarà un risultato. Quindi quello che tu ci hai condiviso è molto bello, anche perché andandomi a ricollegare a quello che tu dici, la telefonata, la condivisione e quant'altro. Dato che noi nel nostro quotidiano andiamo a scrivere molto, che vuoi il messaggio, che vuoi l'email, che vuoi il post, ci dimentichiamo che il tono di voce è uno strumento potentissimo per creare l'empatia tra più persone. Esatto, bravissima, grazie, hai colto un aspetto fondamentale. Spesso mi viene detto, ma questo ovviamente dalle persone che mi contattano, che riesco a mettere a proprio agio le persone. Per me questa è una piccola grande vittoria, anzi è una grande vittoria, ma non perché lo faccio, passami il termine, in modo commerciale, in modo che si può intuire imprenditoriale. È normale che vivo di questa attività e la faccio con passione, ma ovviamente parliamo anche di numeri, ma i numeri sono poi secondari a quello che tu fai con passione, se no non avrei mai intrapreso la mia attività. Ma da quello che mi dice il cliente, immagina che una telefonata con un perfetto sconosciuto, dove incominciamo a raccontarci quello che è successo,
È fondamentale l'audio, è fondamentale sentire una persona che anche dal tono della voce, da come ti fa alcune domande, da come le percepisci. E la cosa bella, lo sai qual è? Che nei primi minuti ovviamente c'è ci conosciamo e quant'altro. Alla fine della telefonata sento l'interlocutore dall'altra parte ridere, che in qualche modo, non dico che si è divertito, però si è rilassato e quasi tutti mi dicono la stessa cosa. Cioè, guarda, io ero un po' diffidente, perché questa è una frase che ricorre spesso, soprattutto nel mio settore, no? E cioè, ero diffidente, ho visto il tuo sito, ho visto anche che c'avevi il numero verde e tuo contatto là. Devo dire che poi mi sono andato a vedere le recensioni, e qui subentra il fattore importante della web reputation, le recensioni, però devo dire che dopo la chiacchierata che ho fatto con te, posso dirti che mi sento un più sollevato dalle cose che mi hai detto. Ma non perché gli ho raccontato delle bugie o gli ho raccontato delle cose non esatte, perché effettivamente si possono affrontare. Allora, ai debiti non fa piacere averli nessuno, però ti posso dire che oggi abbiamo delle strategie giuridiche, abbiamo delle strategie proprio operative che possiamo affrontare le mie situazioni. Molte persone non lo sanno, e quello che mi dispiace, ecco perché io spendo qualche minuto in più, che non ti nascondo, è fatica, energia, perché tu immagina che ho diverse consulenze al giorno, quindi immagina che ogni giorno ho delle storie diverse. Prima di tutto devi essere rispettoso della persona che c'è di fronte, e anche essere onesto intellettualmente e professionalmente, e dire: guarda, purtroppo non posso fare nulla per te. Glielo devi dire direttamente, perché sono le persone che hanno delle forti aspettative. Ma al di là di questo, la telefonata è importantissima, perché poi alla fine della chiacchierata mi ha detto: guarda Andrea, ti ringrazio veramente di quello che mi hai detto, perché avevo un macigno allo stomaco, adesso ho capito che ho una strada, posso affrontare questa situazione, capito? E quasi sempre lì avviene una magia, che non devo io sollevare o stimolare un mandato, un contratto, un incarico, come lo vuoi chiamare, ma lei stessa o lui stesso, il cliente, che mi dice: Andrea, come devo fare per iniziare? È lui stesso che vuole il mio servizio, me lo chiede, ma non perché io in qualche modo gliel'ho stimolato. Io dico sempre una frase chiara: io qua non sono qui per venderti nulla, ma sono qui per darti delle informazioni, per darti assistenza, per capire quello che è successo e come eventualmente lo possiamo risolvere, poi indipendentemente da quello che vorrei fare. Ecco, io credo che se ci si approccia in una maniera molto leale, molto diretta, molto di pancia, come vorrei percepire la nostra intervista, tutto in qualche modo viene da sé. E per ritornare sempre al numero verde, questo è stato possibile perché il primo imprinting, la prima visione che ha il cliente di quello che va a vedere la mia struttura, e sono proprio quelle cose che ti ho elencato prima. Sito, Facebook, anche su Facebook ho tolto il numero principale della SIM, ho messo il numero verde. Tutti questi aspetti fanno sì che una persona poi fa le proprie valutazioni. Sicuramente il numero verde mi ha dato una grande mano anche a questo. Bene. È molto bello, perché tu parli del tuo lavoro davvero con degli occhi pieni di passione, quindi si vede, per te non è un lavoro, è proprio una missione di stare vicino agli altri. Questo è molto bello, Andrea, e grazie che ce l'hai condiviso. Grazie a te. Ti vorrei dire una frase un po' forte: io credo di aver salvato qualche vita. Andiamo alla prossima. Consiglieresti numero verde 800 come strumento di marketing e vendite? Se sì, perché? Certamente sì, lo consiglierei a tutti, indipendentemente dalla struttura, perché l'associazione che si possa fare, come diciamo prima, no? Che in effetti è una percezione positiva per chi guarda dall'altra parte, ma tutti dovrebbero avere il numero verde, almeno tutti, ovviamente non la casalinga, con tutto rispetto, per carità, però ecco, tutti quegli imprenditori che si vogliono far conoscere e che iniziano a muovere i primi passi, è un servizio ampiamente scalabile, perché come tu sicuramente avrai conosciuto gli imprenditori che hanno iniziato qualche anno fa inserendo il numero verde, oggi se li vai a contattare sicuramente hai anche il piacere di essere stato un fornitore, un partner professionale che ha visto, diciamo, crescere quella struttura. Ecco, il numero verde
e la vedo, lo vedo appunto, appunto come, come un figlioccio da, da, da adottare, quindi da averlo, quindi farlo crescere insieme alla struttura, e il numero verde cresce insieme a te, perché è uno strumento che è utilissimo, e lo consiglierei per qualsiasi attività, sia da libero professionista, soprattutto libero professionista, e anche per attività non necessariamente solo strutturate, ma anche di modeste entità, perché dà proprio quella visibilità diversa, dà proprio quell'approccio, e parliamoci chiaramente, dà anche un incremento di fatturato in più, perché chi si affaccia a quella struttura fa quelle considerazioni, e devo dire, ovviamente poi tutto quello che io ti sto dicendo deve andare di pari passo con quello che poi viene, viene fatto in pratica, perché certo, ovviamente sennò faremo solo filosofia, però ecco, il numero verde lo consiglierei a chiunque. Bene, e in conclusione, me lo hai già detto perché sei avanti, però te lo voglio richiedere in maniera più, o più specifica. Secondo te, perché un imprenditore, appunto, o un libero professionista dovrebbe attivare il numero verde 800? Se vuoi, sia da un punto di vista più strategico che da un punto di vista anche molto pratico, operativo, quotidiano, ecco. Allora, un imprenditore dovrebbe attivare il numero verde perché lo aiuta nella, nell'attività, quindi gli dà quella brand reputation, web reputation che abbiamo detto anche prima, quindi gli dà una visibilità, gli dà un concetto di azienda molto smart e molto veloce, perché oggi quello che è fondamentale, parlo del mio settore, come arriva un contatto deve essere gestito subito, perché non vince la società più grande, adesso questa è una regola di mercato comparato a mie spese, ma vince l'azienda più veloce, più dinamica. Oggi stiamo vedendo delle realtà che sono partite in pochissimi anni fa e hanno scalato le vette mondiali, le fatturati e quant'altro, senza citare nomi, no? Ma hanno capito una cosa, che oggi bisogna lavorare su una soluzione di un problema, e quindi oggi non vince solamente, passami il termine, l'azienda imbellettata con tutti i quarribelli. Oggi vince la società più veloce, più immediata, più efficace, più operativa, con le persone giuste che sanno fare le domande giuste. Ecco, oggi vince sicuramente la figura del nuovo imprenditore, l'imprenditore smart, veloce, che deve avere degli strumenti al suo fianco molto dinamici, molto operativi, perché il mercato è veloce. Da qui a 6 mesi cambiano alcune cose. Nel nostro settore da qui a 6 mesi sono cambiate delle leggi, sono cambiate degli approcci, quindi ti devi sempre aggiornare. E se non fai questo, il cliente lo percepisce, perché oggi non abbiamo un cliente, passami il termine, sprovveduto, il cliente ovviamente soprattutto che ci contatta è un cliente che proviene dal web, quindi un cliente che è già informato, quindi il cliente non è sprovveduto. Allora, se tu gli dai degli elementi all'imprenditore dove crei dei partner che sono sicuramente di aiuto all'impresa, ecco, il numero verde nella top 10 dei servizi da inserire è sicuramente un approccio fondamentale. Tant'è vero, spesso e volentieri quando anche vado a trovare delle aziende, perché faccio non solo consulenza privata, ma faccio consulenza anche ad aziende, quando vado a trovare gli imprenditori e mi danno la loro brochure, al 99,9% quell'azienda la valuto, vedo subito, ha sempre un numero verde, ha un numero verde, quindi questo è un elemento distintivo di quell'azienda. E quindi la stessa domanda che loro si sono fatti quando hanno creato il numero verde è quella di averla inserita proprio per dare, diciamo, una visibilità diversa, una dimensione diversa percettiva di quell'azienda. Quindi l'imprenditore oggi deve essere veloce, dinamico, e col numero verde sicuramente raggiungi anche una reputazione diversa, più efficace, e anche con i dati concentrabili, perché prima avevamo parlato del pannello di controllo, quindi avere un pannello di controllo dove ti monitora e vai a verificare le telefonate e puoi fare delle variazioni. Oggi siamo nel mondo dei dati, quindi se io oggi non avessi dei dati, cioè è importante capire dove stai arrivando, no? Quindi è vero che tutti dovrebbero fare una programmazione, ok, va bene, però oggi, diciamo, l'imprenditore, che possa essere, con tutto rispetto, il negoziante strutturato o la mega azienda,
ha bisogno di quei dati, ha bisogno di alcuni servizi che lo aiutano nello svolgimento dell'imprenditoria. Giusto, giusto. Cioè, non puoi fare business di pancia, i numeri sono imprescindibili in qualsiasi area. Quindi anche appunto nelle telefonate, ecco, ti servono dei numeri per valutare la bontà di quella strategia. Sì. Bene, Andrea, è stato veramente un piacere stare con te, ascoltare quello che ci hai condiviso. E quindi ti ringrazio. Posso dirti una cosa? Certo, posso dire, scusami, ti interrompo. Vai, tranquillo. Una cosa che se no sembra la percezione che è preparata, in onestà ti ho sollecitato io di fare l'intervista perché mi faceva proprio piacere. Sì, esatto, esatto, sì, è stato tuo l'input, se non sbaglio mi hai scritto un messaggio su Messenger dove appunto mi hai sollecitato appunto che ci tenevi a condividere la tua esperienza perché appunto ne hai visto altre e quindi mi hai sollecitato e mi hai detto voglio farla quando ci sei, sì. Questo te lo volevo ribadire proprio al netto di quello che io ti sarei andato a dire, ma avevo proprio la necessità di esternarla questa cosa, perché io poi sono una persona che lavora di pancia, ma sono anche passionale nelle cose. Quando mi trovo bene con un servizio, con un prodotto, mi piace raccontarlo agli altri, perché ne sei soddisfatto. Quindi siccome mi sono trovato bene, per uno come me che insomma non era molto avvezzo a tecnologie, quindi quando ho detto ragazzi, se ce l'ho fatta io, ce la possono fare pure gli altri. Allora ho detto, voglio esternare questa mia esperienza, la voglio condividere perché infatti gli ho rotto un po' le scatole perché avevo piacere appunto di condividere questa intervista che ho avuto l'onore e il piacere di averla. Insomma, grazie a te. Grazie Andrea, è stato piacere mio. Grazie ancora, è stato un piacere. A presto. Alla prossima, grazie. Ciao. Grazie per aver visto questa video intervista. Se sei arrivato fino alla fine è perché credi che questo strumento può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e soddisfare necessità pratiche. Non c'è più tempo da perdere. Devi subito attrarre contatti qualificati, acquisire clienti nuovi e monetizzare il più possibile da loro. Numero Verde 800 è semplice ed immediato nell'utilizzo. Non richiede nessuna installazione sulle tue linee fisse o mobili. Grazie al suo evoluto pannello di controllo puoi personalizzarlo in autonomia. Inoltre hai anche a disposizione il centralino Verde VR e la segreteria telefonica integrata. Numero Verde 800 è stato pensato e progettato per l'imprenditore, quindi non richiede conoscenze tecniche per settarlo. Attivarlo è facilissimo. Vai su numeroverde800.com. Scegli dai pacchetti a disposizione il numero più mnemonico per te, ci clicchi su e segui la procedura guidata. Nello spazio dedicato inserisci questo codice promozionale per riservarti dei vantaggi esclusivi. Se invece vuoi approfondire l'argomento e scoprire di più sul numero Verde 800, allora contattaci gratis all'800 090 678 per richiedere una chiamata strategica con un nostro consulente specializzato.